ci dice qual è la speranza che va oltre, che guarda già a domani, a quando passerà tutto? La speranza, innanzitutto, è che con l'aiuto di Dio vinceremo e supereremo questa prova a livello di epidemia e quindi sanitaria. Poi, dalla vittoria su questa prova così grande, ovviamente adesso è difficile usare dei termini o dei verbi particolari. Innanzitutto, credo che dobbiamo usare tre termini: fiducia reciproca, perché chi ha tanta fede in Dio deve avere anche molta fiducia reciproca. E credo che in questo tempo dobbiamo superare inutili diffidenze che abbiamo coltivato, e quindi dobbiamo uscire fuori con una grande fiducia reciproca. Secondo termine che voglio mettere in campo è l'intelligenza che non manca a noi cittadini di queste terre. Fiducia e intelligenza, cioè quell'intelligenza che ti aiuta, non oggi perché ancora siamo in una fase di lotta, ma dopo a capire, ecco, da che cosa partire. Terzo termine, ricostruzione. Intendendo però non come dopo il terremoto la ricostruzione materiale di edifici, ma una ricostruzione di legami tra le persone e tra le diverse classi sociali e ricostruzione di un tessuto economico che finalmente non lasci indietro nessuno.